Confermo per ciascuno le riformulazioni, ma vorrei proporre a Catalano, rispetto al punto 1 degli impegni che la sua mozione propone al Governo, di passare da un parere contrario del Governo alla proposta di una riformulazione. La riformulazione che propongo è a sollecitare in qualità di socio unico l'amministratore delegato a valutare l'opportunità di rafforzare i controlli interni sulla gestione dei costi, con particolare riguardo alla gestione degli appalti e del personale. La ringrazio, sottosegretario Giacomelli. Allora, colleghi, prima di procedere al voto, desidero esprimere le più vive felicitazioni da parte di tutta l'Assemblea al collega Gianmario Fragomelli, che da qualche giorno è diventato padre della piccola Irene. Congratulazioni. Allora, passiamo dunque ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Avverto che i presentatori della mozione Guidesi ed altri, numero 1755, non hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo e pertanto il parere deve intendersi contrario sulla mozione nella sua interezza. Allora indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Guidesi ed altri, numero 1755, su cui il Governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Arlotti. Folino e Zoggia.